rimandato al comitato di gestione del CSA Civicità a punto termine il 26 febbraio 2018, che con la deliberazione del Consiglio Municipale 12 è stata fissata la data di elezione per il 20 marzo 2018, tenuto conto che nell'assemblea per raccogliere le candidature del 1 marzo ci sono state adesioni per la scarsa partecipazione degli iscritti, che sia necessario procedere all'indizione delle elezioni dei componenti degli organi di gestione dei centri sociali anziani, che l'assemblea per raccogliere le candidature verrà effettuata nelle modalità previste dagli articoli 12 e 13 del regolamento dei CSA, che in base all'articolo 15,3 i candidati alla carica di componente del comitato di gestione del presidente non debbano aver subito provvedimenti disciplinari di cui alle lettere B e C dell'articolo 7 nei tre anni precedenti alla data delle elezioni, che sia necessario altresì provvedere all'organizzazione delle previste attività tecnico-amministrative necessarie all'allestimento delle operazioni di voto per le elezioni, tra cui la sospensione delle richieste di iscrizione dei centri stessi, come previsto dal sopracitato regolamento dei CSA, e le nuove iscrizioni saranno sospese nel centro in base a quanto stabilito nell'articolo 10 del regolamento per il funzionamento dei CSA. Le operazioni di voto si svolgeranno con le modalità previste dal citato regolamento dei centri sociali anziani. Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consigliere Permanente Competente Municipale, riunitasi nella seduta del 6 aprile 2018, atteso che in data 26 marzo 2018 il dirigente della direzione socio-educativa del Municipio di Roma 7 ha espresso il parere che di seguito integralmente si ricorda, ai sensi per rispetto dell'articolo 49.2 approvato con il decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, firmato dal direttore della direzione socio-educativa. Atteso che in data 26 marzo 2018 il direttore del Municipio Roma 7 ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta, ai sensi per gli effetti dell'articolo 31,2.d del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, si attesta la coerenza della proposta di deliberazione indicata nei documenti di programmazione dell'amministrazione, firmato il direttore. Visto la deliberazione di Roma Capitale 28 e 13 dicembre 2010, lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione 8 del 7 marzo 2010, il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera di dire le elezioni del Presidente del Comitato di Gestione presso il Centro Sociale Anziani Civicità come esempio indicato dalle elezioni 22 maggio 2018. Grazie Presidente. Ci sono altri interventi? Consigliere Cerconi. Volevo un attimino ripercorrere le tappe del CSA di Cinecittà su cui ci sono stati diversi problemi. La prima questione che pongo, che io mi auguro di affrontare, non sarà nella commissione, o meglio, potrebbe essere anche in quella sociale, ma probabilmente i lavori pubblici, è quella della situazione dei lavori, perché mi risulta fossero state aperte prima, diciamo, le aree che dovevano essere messe in sicurezza, poi sono state richiuse. Ma quello che mi prende in realtà è ripercorrere un attimo i passaggi, perché c'è qualcosa che non torna. Allora, il mandato del Presidente, che attualmente è scaduto, è terminato il 26 luglio 2018 e il Presidente avrebbe dovuto traghettare il CSA fino alle successive elezioni. Il 19.3 arriva con nota protocollo 56.29.8, arriva una nota del direttore del socio educativo della dottoressa Rita Pelosi che dispone il commissariamento del CSA di Cinecittà, sito in piazza di Cinecittà, assegnando a Paolo De Magna, con il supporto dell'assistente sociale Emanuele Giordani, compiti di provvedere, insomma, ad una serie di interventi. La domanda che mi sono posta è: come mai il mandato è scaduto il 26.2 e poi dopo un mese si procede al commissariamento? Perché o si faceva subito o è inutile farlo dopo un mese. Secondo punto che mi lascia un po' sconcertata è che a quanto pare il fatto che ci sia una persona che si vuole candidare e che attualmente la persona che si vuole candidare risiede in una casa di riposo lo esclude da una possibile candidatura. Io credo che su questo in realtà noi dovremmo essere molto chiari. Chi frequenta il centro pur vivendo in una casa di riposo può benissimo accedere alle candidature del centro sociale anziani. Terzo punto che mi preme a far presente
è un po' come è andata, perché in realtà quello che noi stiamo votando si è già realizzato circa almeno un mese e mezzo fa, tant'è che il 21 febbraio c'era stata l'assemblea degli iscritti, il 28 febbraio la prima convocazione e il 1 marzo alle 9.30 si è svolta con i presenti la seconda convocazione per l'elezione degli organi. La seconda convocazione, come si legge dalla nota del protocollo del 21 febbraio, il protocollo è il 38-21-6, si legge che l'assemblea è seconda convocazione validamente costituita con i suoi presenti. Mi scusi, consigliera Cicconi, questo mi sembra più argomento da commissione, oggi è un altro argomento. No, la commissione l'altra volta quando è stato tirato fuori, io sto parlando proprio di quello che c'è scritto sulla delibera, Presidente. Cioè? C'è scritto sulla delibera che non si è tenuta l'assemblea il 1 marzo 2018 perché c'erano poche persone, ma dalla nota che hanno fatto gli uffici, che le ripeto il 21 febbraio 2018 con protocollo 38-21-6, c'è scritto che l'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita con i suoi presenti. Quindi se erano due si faceva con due, se erano 20 si faceva con 20, se erano 2000 si faceva con 2000. La questione che io pongo, in base al conto, è chi sceglie che non è validamente costituita perché sono 7 piuttosto che 10? Perché da quello che ha detto giustamente il Presidente della Commissione, il Presidente ha detto che non si è svolta l'assemblea perché non c'era tanta presenza. Guardi, consigliera, doveva forse venire in commissione perché non dicevo che è parlato. In commissione mi è stato riferito, io parte che era un'altra, in commissione mi è stato riferito, ma questo non c'è, non ha un dialogo da no, ma non è questo, le voglio dire che sta uscendo fuori tema perché si sta parlando delle date. Perché non c'è il problema di date, perché quello che lei, di quello di cui non stiamo parlando, il problema era stata la non notifica. La non notifica, non la non presenza. La non notifica. Non è vero, perché la non notifica si fa attraverso l'esposizione della convocazione e non è stato fatto. Mi dispiace Presidente, è stata fatta la notifica come è stato detto, tant'è che alcune persone erano presenti, tra l'altro se noi riprendiamo, mi dispiace perché in realtà doveva essere un mio intervento, comunque la mia è in tema perché sto facendo, guardi, tenuto conto che nell'assemblea per la raccolta delle candidature del 1 marzo non ci sono state adesioni per la scarsa partecipazione degli iscritti. Allora, però capiamoci. Io credo che in ogni caso sia in tema, si sta discutendo la delibera. Si sta discutendo la delibera. La delibera mi dice, tenuto conto che... No, mi scusi, no, sono io che mi sembrava che fosse andata fuori tema, no, quindi sto facendo che può andare avanti. Sto parlando sempre del CSA, comunque mi sembra abbastanza chiaro perché nella delibera che oggi non votiamo c'è scritto, tenuto conto che nell'assemblea per la raccolta delle candidature del 1 marzo 2018 non ci sono state adesioni per la scarsa partecipazione degli iscritti, così non è. Perché, mi ripeto, la nota del 21 febbraio che prevedeva in seconda convocazione la convocazione degli iscritti diceva l'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita con i soli presenti, quindi se erano in tre si presentavano in tre, se erano in 20 stavano in 20. Allora la mia domanda è chi e perché e in base a cosa si decide che quell'assemblea non è valida e bisogna fare un'altra? È un problema, perché allora ognuno mette in bocca e fa come gli pare, basta fare un commissariamento. Oggi succede a Cinecittà, domani a Villa Lazzaroni, dopodomani succede a Bieber e da qualche altra parte. Io credo che se ci sono delle regole, le regole vadano rispettate. E oggi purtroppo dagli atti che abbiamo, che vi ho anche citato, quindi lo ripeto, 21 febbraio 2018, protocollo 38-21-6, ci dice che l'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita con i suoi presenti e la delibera dice un'altra cosa, che non si è tenuta per la scarsa partecipazione. Ora, io non so quant'è questa scarsa partecipazione, erano in 20? Erano in 3? E comunque sia si doveva tenere e noi abbiamo deciso noi, oddio, chi per noi, perché noi non c'eravamo, non è la parte politica che procede a questa cosa, ma bisognerebbe capire perché non si è proceduto in quella sede e quindi gli organi dovevano già
essere fatti. Ora, mi pare evidente che nella delibera c'è scritto qualcosa che va in contrasto con quello che la stessa amministrazione ha detto. E allora è possibile fare ricorso dopo? Forse sì, quindi saremo anche soggetti a ricorso in un secondo momento, perché se abbiamo la delibera che scrive una cosa e doveva essere fatto il primo marzo e oggi ancora non è stato fatto con una seconda convocazione, chi mi dice che in quel lasso di tempo non ci siano state nuove iscrizioni magari per favorire qualcuno a discapito di qualcun altro? Quindi io rimango perplessa su questa, sinceramente, su questa questione. Fratelli d'Italia si asterrà, perché oggi prendere una posizione del genere quando c'è stata un'intromissione tale dell'amministrazione nella gestione di un centro sociale anziani pare veramente poco chiaro. Pertanto noi ci asterremo, mi auguro che vengano fatte da tutti le valutazioni del caso, perché è abbastanza grave trovare documentazioni che sono così tanto in disaccordo, e non lo dice Cerconi, non lo dice Cardone, neanche Fratelli d'Italia, ma lo dicono gli atti che le ho citato e la delibera che è stata correttamente letta. È proprio un contrasto, dice due cose completamente diverse, o meglio, la delibera dice una cosa, doveva avvenire il primo marzo non si sa perché questa elezione non c'è stata, ed è veramente poco chiaro. Chiudo dicendo che io credo che sui comitati di gestione si stia facendo un lavoro buono, e lo dico perché sono stati ovviamente chieste diverse documentazioni, è stata portata la questione in commissione, credo ci sia una certa condivisione, abbiamo anche chiesto i lavori all'interno del centro, quindi il mio commento è basato sugli atti che io oggi mi ritrovo a votare, però è grave che noi arriviamo a un certo punto per cui ci siano due atti, tutte e due provenienti dall'amministrazione, che dicono due cose completamente opposte e che anzi sembra sia stato fatto a scapito di qualcuno, o meglio non a scapito, per favorire qualcun altro, perché non si capisce il motivo per cui il primo marzo l'assemblea con i presenti non si è tenuta. La scarsa partecipazione non può essere, come c'è scritto, motivo per rimandare le elezioni. E soprattutto io dico un'altra cosa, se c'è scarsa partecipazione il problema è di chi non partecipa. Noi non possiamo prendere le persone e tirarle dentro con la forza. Se ad un'assemblea non si vuole venire e non si vuole partecipare, non si è interessati alla gestione di un centro. Chi c'è si interessa, partecipa. Detto questo, io invito anche consiglieri di maggioranza ad una attenta riflessione e magari alla verifica della documentazione che io posso certamente fornire per capire quello che è avvenuto e il contrasto che c'è attualmente sugli atti amministrativi. Grazie. Ci sono altri interventi? Ci sono altri interventi? Mi fate sapere chi siamo? Possiamo chiedere un'interruzione per comprendere come procedere, per il Presidente? Ma la volete vedere insieme, la vogliamo fare per capire qual è il problema? Ve lo spiego perché ho gli atti alla mano. Va bene, ho gli atti alla mano, quindi se vuole di qui, la guardi veramente. Io direi che sì. Non cerchiamo di capire. La necessità è di. Ma le persone. Però non è che lei può parlare sopra, mi chiede un attimino. Allora, volevo chiedere questa sospensione anche per avere la possibilità di chiamare gli uffici per avere un riscontro, un conforto da parte loro. Grazie. Sì, io penso che sia giusto questo, sì. Lei è d'accordo, mi dica consigliere Ciuccio. Assolutamente. Nella situazione in cui siamo arrivati con questo atto bello lavato e stirato presentato in aula, io non penso che un'interruzione possa darci chiarezza, perché comunque è un atto già che è arrivato in aula. Secondo me
può o sospendere e approvarla in una seduta successiva. Questa qua, se ci sono gli elementi, che gli elementi mi sembra che siano chiari. Diversamente io non penso che la soluzione il veleno ci dirà che mi fate allora io non è, cioè non si risolve, perché se si modifica un atto in corso con una delibera deve andare alla volta successiva. Ma sicuramente questo avviene. Grazie Presidente, la ringrazio consigliere Ciancio. No, ma questo è chiaro, ma l'interruzione mi sembra di capire, per capire tutti insieme come procedere con gli amministrativi. Voleva anche lei la parola, consigliere Serinato. Grazie Presidente, no, io lo ritengo giusto lo spendere il consiglio, magari invitando gli uffici a scendere anche, per consiglieri che hanno votato questa cosa. Non stiamo votando una 167 o via del giorno, stiamo votando un rinnovo di 167, però per evitare che ci fosse qualche anziano con problemi di poi fare ricorso, queste cose qui, per evitare polemiche stiamo, perciò sono d'accordo nel sospendere, magari chiamare gli uffici. Allora io ritengo che sia utile la sospensione, ma soprattutto la ritenete utile in molti, vedo. Sì, direi di sospendere e decidete insieme se chiamare gli uffici, vedere come procedere, grazie. Io direi almeno quanto volete di sospensione, una decina di minuti? Allora io direi un quarto d'ora, 20 minuti per vedere se gli uffici sono disponibili a venire e decidere tra di voi da farsi, grazie. Io nel frattempo vorrei proporre a tutti, come stavo dicendo, l'impressione dell'ordine dei lavori in modo così da discutere gli atti successivi, non perdere tempo e liberare anche le persone che sono qui oggi presenti. Atto all'ordine della riunione, che è la proposta di deliberazione avente ad oggetto nomina degli organi direttivi del Centro Sociale Anziani Villa Lazzaroni Luigi Pedroselli. Ah, ecco là, non propongo niente perché abbiamo avuto gli uffici, ditemi voi, proseguiamo con il primo atto, vogliamo invece liberare i signori, che vogliamo fare? Il problema è che adesso io capisco che impegniamo i signori che sono qui, però impegniamo gli uffici alla discussione di un altro che non ha problemi, quindi dottoressa, lei ha problemi a rimanere a scuola, intanto la ringrazio. Allora procediamo con Villa Lazzaroni e poi torniamo al punto 1. Grazie dottoressa per essere con noi. Allora c'è relatore per questo atto, sì. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. L'atto di oggi ha come oggetto nomina degli organi elettivi del Centro Sociale Anziani Luigi Pedroselli. Quindi diciamo le premesse sono quelle dell'atto precedente. La data delle operazioni di voto per i CSA di Villa Lazzaroni Luigi Pedroselli è stata definita per il 6 marzo. A causa di un guasto elettrico, la data delle operazioni di voto è stata posticipata al 13 marzo 2018. In base all'articolo 15 sono state raccolte le candidature come da verbale. In data 8 febbraio la signora Mazzola Maria Pia ha ritirato la candidatura a presidente. In data 6 marzo la signora Mascitelli Anna Maria ha ritirato la candidatura a presidente e a componente del comitato di gestione. In data 13 marzo sono state ugualmente effettuate le operazioni di voto per cessati da Lazzaroni come da verbale. Risulta iscritta al Centro Anziani numero 921, che hanno votato nella giornata del 13 marzo numero 368 anziani, e per il presidente delle schede valide sono state 349, le bianche 15 e le nulle 4. Per i componenti del comitato di gestione delle schede valide sono state 348, le schede bianche 14 e le schede nulle 6. Andrei direttamente al dispositivo. Il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera di approvare la seguente composizione del Comitato di Gestione del CSA Villa Lazzaroni Luigi Pedroselli. Alla carica di Presidente il signor Di Candia Franco, voti 154, componente del Comitato di Gestione Mazzola Maria Pia, voti 86, Ottaviani Alfredo 43, Salciccia Clara, voti 40, Occhinello Salvatore 38, Tusaro Rosa 27, Acevedo Roccalide 25, Bianchi Renzo 24, Brunella Ida 16. I signori di Roccia Berico, voti 16, Bollini Simbala 13, Primavera Anna Maria 8, Contesso Ines voti 6, Conte Pietro voti 6, in base all'articolo 18 del regolamento per il funzionamento dei centri anziani, rimane in graduatoria per eventuali surroghe.
Altri interventi? Consigliere Conti. Sì, voglio fare gli auguri al Presidente e ai membri del Comitato di Gestione, perché il mio Presidente è il mio Comitato di Gestione, perché io sono iscritto dall'età di 55 anni al Centro Anziani, io no, mi è iscritto al Centro Anziani di Villa Mazzaroni, che con la tua età è il Centro Anziani che ha più iscritti di tutto il settimo municipio, perciò ex 9, ex 10. Perciò ecco, voglio dire, faccio gli auguri di buon lavoro e a disposizione chiaramente. Grazie. Bene, ci sono altri interventi, consigliere Zatter. Grazie Presidente, anch'io volevo fare gli auguri al nuovo Presidente del Centro Anziani di Villa Lazzaroni, ma soprattutto volevo ringraziarli per la pazienza che hanno avuto nell'ultima commissione, hanno aspettato, insomma, hanno seguito tutto l'iter della commissione perché aspettavamo gli uffici per il chiarimento. Quindi ancora una volta volevo ringraziarvi e augurarvi buon lavoro. Grazie. Grazie. Questa volta sulle elezioni nulla da dire, anzi rinnoviamo gli auguri e ci auguriamo, insomma, che ci sia una proficua prosecuzione del lavoro insieme alle istituzioni municipali, perché come detto tante volte anche in commissione i centri sociali anziani sono veramente un punto aggregativo importante per i nostri quartieri, a volte arrivano anche lì dove le istituzioni non riescono ad arrivare, quindi bocca al lupo e buon lavoro. Grazie Presidente per aver accolto l'invenzione dell'ordine dei lavori, proprio perché voglio ringraziare e mandarmi subito a lavorare, perché stanno sempre sul pezzo, cercano di stare anche con molti giovani, perché la realtà dei centri anziani del nostro municipio non è una realtà che vuole abbracciare solamente quelli che si avviano, come il consigliere che mi ha preceduto, Todi, a una partecipazione vera, ma anche i giovani. Grazie del lavoro che fanno. Io sono stato invitato l'ultima volta a teatro presso questo centro, quindi rinnovo questo auspicio che possano sempre di più coinvolgere in un'osmosi culturale anche i giovani e quelli che stanno per arrivare sul ciclo del pensionamento. Ecco, per questo buon lavoro e grazie di quello che state facendo nel centro. Grazie. È possibile? Allora, ci sono altri interventi? È possibile? Devo interrompere un attimo il consiglio, ma visto che siamo arrivati così, la posso accontentare, venga tra di noi, interrompiamo un attimo. Allora, no, facciamo, ascoltiamo la signora. Allora, interrompiamo un attimo il consiglio. Signora, lei accetta di essere ripresa? Non sapevo di capo. Bella, va benissimo, andate così. Va bene, io lo tengo. Grazie. Bene. Grazie dell'invito, sarei qua. È un onore stare fra il nostro consiglio, che è stato votato da tutti. Io ho detto l'altro giorno alla Presidente della Quarta Commissione, lei lo dice, che noi non parliamo in politichese, perché con gli anziani si usa un altro tipo di linguaggio, anche se con la politica non ci lavoriamo. E abbiamo chiesto la massima collaborazione, la massima collaborazione con tutti voi, a noi Presidenza, opposizione, vincitori, non ci interessano, sono la serietà delle persone che si rivolgono a noi anziani. Io posso dire una cosa, io sono una combattente nata, ho 82 anni e ancora riesco a dare qualcosa. Spero che ancora per lungo il cervello mi funzioni. Tant'è che in questo momento mi sento veramente dall'animo di dire che il nostro centro credo che sia uno degli unici sul settimo che ha talmente tante attività, specialmente quella della consulta cultura. Io desidero conoscere il consigliere
che è dare vostro alla cultura, perché abbiamo delle cose importanti che vorremmo fare, però ci serve un aiuto, l'aiuto morale, l'aiuto personale. Facciamo il teatro, abbiamo degli anziani che sono veramente famosi, riescono a ricordare le parti anche lunghe, io le faccio immodestamente la regista. Siamo un po' duri nelle prove, però al momento delle rappresentazioni facciamo la nostra figura. Dovremmo fare, dico anche ciò che vorrei fare. Il dottor De Maina lo sa da tempo e mi aveva dato un aiuto, poi purtroppo per gli eventi che non sono stati buoni ho dovuto smettere. Lo dico qua, io vorrei, sempre vorrei, desidererei, dite come vuoi, fare un incontro sulle tre religioni monoteiste, la cattolica, la musulmana e l'ebraica. Però ci servono delle persone che devono essere informatissime per fare questo. Non solo, ma parlando anche l'anno scorso con la dottoressa Giordani, si parlava, visto l'argomento che è importante, di fare una manifestazione del settimo municipio. Quindi sta a voi ascoltarci, prendere atto di quello che noi diciamo e noi saremo sempre rispettosi di tutti. Io vi ringrazio a nome di tutti, poi c'è il Presidente che parlerà lui. Grazie infinite. Intanto ringrazio la signora e veramente mi auguro di rimanere la donna che è per a lungo. E vorrei, sì, veramente se, bello vedere questo dei centri anziani, veramente complimenti. Allora, io vuole intervenire qualcun altro? Io non so, perché se altrimenti il Presidente le lascio un po' di spazio. Le chiedo di essere breve, non per cattiveria, mi creda, ma solo per andare avanti. Comunque, io sono di nuovo come presidente, perché già ero stato 3 anni dietro, ora sono di nuovo presidente del centro di Villa Lazzaroni. Ora, io vorrei chiedere delle cose, siccome prima la consigliera ha citato dei nominativi delle commissioni, però io ho sentito che effettivamente nei centri anziani non si può comandare soli, ci occorre sempre che venga almeno una parte dei funzionamenti del centro, del municipio, perché da noi esistono delle persone che del centro non interessa niente. Io vorrei sapere, noi ci dedichiamo, noi abbiamo fatto effettivamente anche delle denunce contro queste persone, però rispondono, a me non me ne frega niente del centro. Allora, se vengono al centro da mattina alla sera, senza uno che vuol dire niente, come si può andare avanti? Diretto le mani addosso. Ora noi, io ho sempre chiesto che venga qualcuno del municipio, che passi, osservato dagli altri, e gli fa vedere come sta la situazione. Perché il nostro centro è uno dei centri migliori di Roma. Oggi io devo dire come presidente, questo è il miglior centro di Roma, del Quirinale. Perché c'è tutto. C'è la cultura, c'è lo sport, c'è sta computer, c'è sta ginnastica, non manca niente, però manca l'educazione. Noi ci siamo messi a disposizione di loro, ma nessuno vuole fare niente. Ora io mi auguro, effettivamente, che con loro come tanto si riesca a ragionare, a fare ragionare nella maniera più assoluta, perché se no non si può più andare avanti. Mi dispiace, perché il centro ha bisogno anche di collaborazione dall'esterno, dei municipi. Grazie. Benissimo. Allora, intanto proseguiamo con le dichiarazioni di voto. Io ringrazio per i tuoi interventi, grazie veramente. A lei vuole, prima della dichiarazione di voto, concludere? Sì, può concludere, assolutamente, come relatore. Certo. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, qualità di Presidente della Commissione Politiche Sociali, anch'io faccio i miei migliori auguri di buon lavoro al signor Di Candi e a tutto il comitato di gestione, sia
un lavoro proficuo, insomma, e collaborativo tra tutti. Accolgo le due richieste che sono venute dalla signora prima e dal presidente dopo, quella relativa allo svolgimento di eventi culturali, quindi l'approfondimento di questi temi. Chiederò supporto naturalmente al presidente Giannone, che è presidente della commissione scuola, cultura e sport, cui fa riferimento. Quindi, laddove fosse utile e necessario fare anche delle commissioni congiunte tra politiche sociali e cultura, lo faremo volentieri. Per tutto quello che ci accennava invece il presidente, faremo delle commissioni politiche, delle sedute di commissione politiche sociali, dove andremo ad affrontare, insomma, le singole cose problematiche. Naturalmente noi come parte politica non possiamo fare ingerenza sulla parte amministrativa, che devo dire è quotidianamente impegnata in maniera costante su tutte quelle che sono le problematiche relative ai centri residenziali. Ci hanno offerto sempre onestamente la loro disponibilità, anche il loro supporto. È un'evidenza oggi, senza alcun preavviso, l'ufficio si è reso disponibile in 5 minuti a darci supporto per un'altra proposta di delibera. Quindi confermo da parte nostra la massima disponibilità a dialogare e a collaborare, e ringrazio anche e soprattutto per le proposte che sono state fatte dalla signora prima in merito alla possibilità di realizzazione di eventi. Grazie. Bene, dichiarazioni di voto. Sono? Mi hanno sentito lo stesso, credo. Dichiarazioni di voto? No, va bene, andiamo alle votazioni. Allora, favorevoli, contrari, astenuti. Beh, direi che è assolutamente 19 voti favorevoli, 7 immediatamente. Allora, votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Tutti, all'unanimità. Concessa. Quindi la delibera è approvata ed esecutiva da ora. E noi ringraziamo. Allora, proseguiamo con il prossimo punto all'ordine dei lavori. Direi che ritorniamo, facciamo un salto indietro, ritorniamo al punto numero 1. Avevamo interrotto il consiglio per cercare di capire con gli uffici problematiche amministrative che sono state evidenziate dalla consigliera Cesconi di Fratelli d'Italia. Abbiamo tutti ritenuto che fosse il caso di audire gli uffici. Un attimo, che chiedono. Devo sospendere il consiglio, quindi invitiamo la dottoressa Giornalina a venire da noi. Quindi sarà una. Ognuno decide giustamente, è giusto così. Solo voce. Consigliera Giordania, una bella presenza potrebbe anche. Voglio dire, se guadagna il video. Allora. Sarà una discussione, è chiaro che sarà nelle modalità di una discussione, io interverrò semplicemente come moderatrice, lei potrà presentare qual è il problema e avremo le risposte degli uffici. Chiunque potrà intervenire, facciamolo in maniera regolamentata, non nessun problema. Va bene? Allora io darei la parola intanto alla consigliera Cesconi, che ha un attimo di silenzio, per spiegare alla dottoressa Giordani quali sono le cose che ha evidenziato. Allora, il problema. Buon lavoro, siamo già ripresi tanto le voci, quindi non c'è problema. No, il problema che mi ponevo è una questione di gestione. Intanto la dottoressa Giordani non è il commissario del centro anziani, il commissario del centro anziani è il dottor De Naina, che è un'altra persona. La dottoressa Giordani, per chiarire anche i ruoli che. Per chiarire i ruoli che avete, quindi e tra l'altro è stata nominata con il supporto, dice la determinazione, dice con il supporto dell'assistente sociale Emanuela Giordani,
prevede dal 19 marzo 2018 con nota protocollo 56298 il commissariamento del centro sociale anziani. Allora la domanda è del centro sociale anziani di Cinecittà, la domanda è la seguente, perché ho posto una serie di quesiti. Il primo è: come mai, se la scadenza è del 26 febbraio, cioè ufficialmente il presidente legale del 26 febbraio, e poi nel lasso di tempo tra la scadenza del mandato e nuove elezioni il presidente procede a traghettare sostanziali verso nuove elezioni, ora mantenendo le funzioni, perché è lui che dovrebbe prendere le iscrizioni, dovrebbe essere lui che fa una serie di cose che in realtà sono state demandate al dottor De Maina nel momento in cui c'è stato questo, chiamiamolo, ordine di servizio, cioè questo affidamento del commissariamento. La domanda che mi sono posta e che ho posto a tutti è: se è stato commissariato doveva essere commissariato dal momento della scadenza e non solamente successivamente. Altra cosa, il 21 febbraio c'è stata l'assemblea degli iscritti, il 28 febbraio la prima convocazione e il 1 marzo la seconda convocazione, che si è svolta in presenza delle persone presenti. Ora, sulla delibera noi abbiamo trovato, abbiamo letto che, tenuto conto che nell'assemblea per la raccolta delle candidature del 1 marzo non ci sono state adesioni per la scarsa partecipazione degli iscritti, che è stato il motivo per il quale è stata rinviata, correttamente, infatti mi accenno con la testa di sì, però mi chiedo, come mai avete scelto una cosa del genere se sull'avviso dell'assemblea c'è scritto che l'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita con i soli presenti? Perché appare, cioè insomma, difforme una cosa dall'altra. Se lei mi parla di notificazione, quest'atto, la convocazione era stato comunque appeso sulla porta del centro sociale anziani, e quindi in realtà in quel caso, quando si è svolta la riunione, a me risulta che c'erano comunque un tot di persone che stavano giocando a carte. Delle persone, scusate, posso chiedere di abbassare poco la voce, perché in quell'occasione, visto che c'era una convocazione, visto che c'erano delle persone da un'altra parte, sono andate a chiamarli, quelle persone comunque non hanno voluto partecipare all'assemblea. Però il problema serio è: in base a che si è deciso di rimandare, visto che l'assemblea in seconda convocazione è comunque validamente costituita con i soli presenti, che tra l'altro non sappiamo, cioè potevano essere 2, 20, 200, 2000, comunque doveva essere validamente costituita. Fermo che questa nota è stata comunque appesa sulle porte del centro sociale, e quindi ci sono diverse questioni che non erano corrette, cioè che non risultano chiare proprio negli atti amministrativi, cioè ci sono cose discordanti scritte. E l'altra è l'accettazione della candidatura di una persona che vive in una casa di riposo, cioè accettata la candidatura di una persona che vive in una casa di riposo. Sì, no, penso di sì. No, penso. Posso rispondere? Sì, sì, sì. Sì. Come funziona? Scusate. No, io per la prima volta che mi capita. Allora, come giustamente diceva. No, no, ci sente. Sente? Sì. Vabbè, non devo stare. E come diceva la consigliera, il responsabile dell'ufficio centri anziani e soggiorni per anziani è il dottor De Maina, e con merito alla disposizione che ha fatto la dottoressa Pelosi, il commissario appunto del centro anziani di città è il dottor De Maina con il mio supporto. Allora, facciamo un passo indietro. Il mandato del centro sociale anziani di Cinecittà scadeva il 26 febbraio. E noi praticamente, come sapete, per chi non lo sa, l'ufficio dal mese di novembre praticamente ha attivato tutte le procedure necessarie per l'espletamento delle elezioni, dei rinnovi di tutti i comitati di gestione del municipio, diciamo della maggior parte, e praticamente è stata fatta una delibera
in cui è stato approvato un calendario in cui praticamente da gennaio fino a giugno noi abbiamo le centri anziani. E nel caso di Cinecittà è stata fatta una delibera in base a quanto stabilito dal regolamento, che dice che 30 giorni prima del voto deve essere approvata la delibera che stabilisce la data, e praticamente era stata stabilita la data del 20 marzo per quanto riguarda il centro anziani di Cinecittà. E quindi praticamente dal 26 al 20 marzo, quando era stata stabilita la data delle elezioni, come ha detto la consigliera, ovviamente il presidente continuava ad essere il presidente del centro fino alla data delle elezioni. Che cosa è accaduto? Nell'assemblea prevista, che è stata fatta nei tempi, eccetera, praticamente c'è stata una scarsa partecipazione. Allora, il fatto che l'assemblea è stabilito che, tanto è vero che nel ritorno dell'avviso c'è scritto in seconda convocazione, è valida con la sola presenza di presenti, questo è assolutamente così ed è vero. Il problema è che noi non avevamo un numero sufficiente di candidati. Se ci fossero stati tutti i candidati, noi avremmo fatto l'assemblea, avremmo risolto il 20 marzo, avremmo fatto le elezioni. Che cosa è accaduto? In quell'occasione abbiamo saputo che nella stanza a fianco, per cui questa cosa è stata anche verbalizzata, cioè abbiamo un verbale di quell'assemblea, dove sono stati chiamate le persone a intervenire, sono venute. E quindi praticamente diciamo che l'assemblea ha dimostrato quello che è. Allora, tra l'altro, non so se a memoria alcuni consiglieri lo sanno, ma è la seconda volta che viene commissariato in 3 anni questo centro anziani. Quindi questo è significativo, posso dire io che sono 20 anni che lavoro nei centri anziani ed è praticamente la prima volta che succede, cioè la prima volta che un centro anziani è stato commissariato 2 volte. A noi è capitato Villa Alex Nono, Villa Lazzaroni, però insomma questo è un dato. Quindi l'assemblea, noi abbiamo le presenze dell'assemblea, purtroppo non c'erano i candidati, anche perché l'obiettivo nostro era che il centro, una volta riaperto, potesse continuare a funzionare come è giusto che sia, come funzionano tutti gli altri. E quindi purtroppo non è stato possibile. Qualcuno ha proposto la candidatura di un anziano, dice no, perché il signore si vorrebbe candidare che sta in una casa di riposo. Una persona purtroppo che è in una casa di riposo, quindi una struttura residenziale, come può assicurare e far parte di una gestione di un comitato di gestione che devono garantire l'apertura, la chiusura, la presenza nel periodo estivo, eccetera? Se la persona sta in casa di riposo probabilmente non è in condizioni neanche di badare a se stesso, per quanto possa essere autosufficiente, ma non è una persona che può andare. No, nel senso che comunque una persona che sta in casa di riposo deve assicurare la presenza, quindi questo è. Tra l'altro noi comunque, quindi però questo è stata una domanda che è stata posta in quell'occasione, non è che è stata rifiutata la candidatura, perché funziona anche, cioè la procedura prevede che noi prendiamo le candidature, dopodiché si verifica all'interno dell'ufficio se ci sono le condizioni e i requisiti, se le persone possono, per cui giustamente avete fatto il commento, non è che tutti quelli che stanno in casa di riposo non sono in grado di fare niente, cioè pure riesce a mattina e torna la sera, però questa è una cosa che va valutata e quindi va comunque considerata sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista gestionale, sociale, rispetto a quello che la persona può apportare all'interno del comitato. Quindi diciamo che questo, il discorso del commissariamento è stata diciamo una conseguenza di quello che è accaduto dal commissariamento vecchio, dall'insediamento del nuovo comitato, dalle discussioni interne, dalle problematiche gestionali e relazionali che esistono in questi anni, che ha portato a questo. E quindi nel momento anche il presidente, la nostra testa del presidente, le difficoltà con il vicepresidente, insomma, chi conosce un po' più nel dettaglio sa le problematiche che ci sono, noi dobbiamo fare però la parte nostra, cioè la parte degli uffici, dell'istituzione, che cerca di regolamentare, supportare, sempre nell'ambito di quelle che poi sono
le regole amministrative. Quindi il fatto che è vero, l'assemblea validamente costituita era valida. Se c'erano 8 persone non saremmo stati qui a fare un'altra delibera, non ci sarebbe stato il commissariamento e quindi non avremmo proceduto a questo senso. A me risulta che ce n'era, a me risulta che erano tutti, cioè che coprivano tutti i posti. No, e cioè, no. Allora posso fare un'altra domanda, perché questa cosa si può. Allora, i candidati che noi di cui avevamo bisogno in base al numero degli iscritti, perché tra l'altro questo un altro lavoro che è stato fatto è stato quello che di regolarizzare le iscrizioni, nel senso che ci siamo resi conto che la gestione anche legata all'iscrizione al centro anziani e all'iscrizione all'associazione non era poi così regolare, comunque così chiara, per cui alcuni erano iscritti solo al centro, alcuni solo all'associazione, eccetera, per cui si è deciso, questo ovviamente io parlo, c'è il responsabile, c'è la dottoressa Perosi, quindi non so, non ero io, è Giordano Emanuela che ha preso queste decisioni. E quindi praticamente si è ritenuto di procedere appunto a regolare tutte le iscrizioni e quindi abbiamo dal mio ufficio abbiamo preso tutte le iscrizioni dei centri anziani, degli iscritti dei centri anziani, hanno fatto le dovute verifiche e praticamente abbiamo preparato, diciamo, quello che è importante legato al fatto di arrivare alle elezioni. Quindi comunque gli iscritti sono quelli, adesso appena si insedierà il nuovo presidente sarà quella dell'ufficio fornire tutto. La procedura prevede questo, che noi abbiamo fissato con la delibera che il 22 maggio vengono fatte le elezioni, se è necessaria l'approvazione, perché ci sono i 30 giorni, perché se non si approva la delibera in 30 giorni, c'è il rischio che saltano anche queste e quindi praticamente bisognerà, quindi c'è un problema di tempi e praticamente noi adesso il 3 maggio, nel momento in cui se viene approvata la delibera, procediamo con l'assemblea, raccogliamo le candidature e praticamente 15 giorni di candidature saranno affisse al centro anziani insieme all'elenco degli iscritti, cioè gli ammessi al voto. E quindi ecco, insomma, diciamo che questo è, diciamo, questa è un po' la procedura, questo è quello che scusate, prima del consigliere che ti deve lasciare un nominativo, no, un telefono. No, io sto qua. Allora, il numero dei candidati base al regolamento, secondo del numero degli iscritti c'è un numero di componenti del comitato di gestione. Quindi nel caso di Cinecittà praticamente abbiamo 6 consiglieri e un presidente. Scusate, vi potete preoccupare un attimino perché sennò la discussione diventa un po'. Allora, il discorso. Allora, io non me lo ricordo. No, infatti non ho sentito. Allora, a me risulta un'altra cosa, per questo chiedo, perché a me invece risulta che le persone che erano presenti coprivano comunque il numero dei componenti. Detto questo, al di là di questo, il problema è un altro, perché se visto che le persone non ci sono volute andare pur chiamate, stando nella stanza a fianco, che facciamo la prossima volta se non si ripresenta nessuno, continuiamo il commissariamento? È un'altra cosa. Non c'è una persona in grado di. No, aspetta, però in grado lo dice lei. Cioè un conto è un numero, un conto è che lei dice non sono in grado. No, allora questa è un'altra precisazione. Allora, un conto è la presenza dei candidati, perché ci potevano anche, adesso non me lo ricordo sinceramente, ma abbiamo l'elenco che abbiamo fatto firmare delle persone che c'erano, potevano essere anche 10, ma tra queste 10 ce ne dovevano essere 6 che si candidavano. Quindi non c'erano persone che si candidavano. Che è un'altra cosa. Come non c'erano persone che si candidavano? C'erano persone che si candidavano. Prima ha detto che si sono presentati, cioè, scusate, però
Allora, no, infatti, cioè, il discorso è un altro, Presidente, visto che dovevamo sospendere i benefici, così ci risulta abbastanza difficile. Se possiamo o avvicinarci o fare in un altro modo, perché la questione, io penso che anche i consiglieri di maggioranza ci tengono a capire come è andata a te. In quell'occasione si era presentato comunque i candidati presidenti e i candidati che volevano essere consiglieri. Il problema che c'è scritto in delibera non è la mancanza delle candidature, scusate, cioè c'è scritta la scarsa partecipazione degli iscritti nella delibera che noi dobbiamo votare, che è un'altra cosa. Cioè voi state dicendo che le candidature del 1 marzo non ci sono state adesioni per la scarsa partecipazione degli iscritti. E qua l'appunto che lei sta facendo è corretto. Allora c'è un problema. Il fatto che nella delibera c'è scritto degli iscritti, probabilmente se avessimo specificato non candidati sarebbe risolta la questione, se non avessimo scritto questo, però in realtà i fatti sono adesso poi a livello amministrativo questo è un altro, credo che sia leggermente diverso. Quello che sta dicendo la consigliera Cerconi è che si capisce dalla delibera che non ci sono stati iscritti, quindi partecipanti. Mentre lei dice che non ci sono state le candidature sufficienti, sono due cose completamente diverse. Praticamente sto dicendo che su questo l'appunto è puntuale e preciso, però il problema è, cioè, qual è il regolamento o l'articolo del regolamento che mi dice che non è valida la seduta se non ci sono tante candidature, quanti sono? Non è che non è valida la seduta, l'assemblea non è valida perché l'assemblea, l'obiettivo, l'oggetto dell'assemblea è la raccolta delle candidature, se le candidature non ci sono quindi si rimanda. Quindi è deciso di non rimandare. No, allora. No, scusa Presidente, però. Allora, regoliamo. Scusate, calmi tutti, per favore, se no non ne usciamo. Ho permesso il dibattito perché è una domanda specifica e si stanno rispondendo su quella domanda. Lo stesso farò anche con gli altri. Certo, non deve diventare una cosa preminente il discorso, ma lo vedo normale e fluido che se il discorso è per due su uno specifico tema, no? Però solo per fare l'appunto che giustamente la dottoressa ha detto che attualmente in virtù di quello che c'è scritto qui, che è un atto regolare, cioè che dice l'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita con i soli presenti. Ma validamente costituita? È validamente costituita, si dice il ma se non ci sono i presupposti per far vedere l'assemblea, ma poi ma scusi, i presupposti. No, allora, stiamo parlando, allora, basta, per favore. Ragazzi, io sospendo la seduta e ci mandiamo già sospesa. Voglio un po' di educazione. Oh, considerando che non le ho dato la parola, sto parlando io, se pensavo che volesse parlare. Allora, io vedo a questo punto, è inutile andare avanti, su una discussione che abbiamo capito essere formale. Siccome la delibera in consiglio può essere emendata, emendiamo e la approviamo, non vedo problema. Cioè, la mia domanda è come la emendi? Consigliere Cerconi, non è che lei alzarsi e parlare ogni volta senza chiedere permesso, io capisco che resta ancora il tema, ma vi volete prenotare? Tutti a casa, ragazzi, non sapete discutere. Allora, vi sto dicendo che potete prenotare. Possiamo fare una capigruppo così? Allora, intanto faccio finire gli interventi di coloro che si sono prenotati, perché mi sembra giusto farlo. Poi se ci sono proposte le valutiamo. Principato, che altro c'è la cosa? Grazie Presidente. Allora, intanto volevo chiarire questo aspetto di cui fa riferimento alla consigliera Cerconi all'interno della proposta di delibera. Il passo recita: tenuto conto che nell'assemblea della raccolta delle candidature del 1 marzo non ci sono state adesioni per la scarsa partecipazione degli iscritti, quindi l'oggetto è assemblea per la raccolta delle candidature, quello è l'oggetto, non un'assemblea ordinaria. Okay? L'assemblea per la raccolta delle candidature prevede che ci siano adesioni alle candidature. La scarsa adesione della scarsa partecipazione degli iscritti si intendono gli iscritti candidati, ok? Perché quella è un'assemblea specifica per la presentazione delle candidature.
il verbale cui fa riferimento alla dottoressa Sciutta, che ringrazio perché è stata molto chiara e precisa, nonostante sia un tecnico, perché la dottoressa Giordani non è il funzionario responsabile della parte della ragione, comunque si resa disponibile a fornire indicazioni anche di dettaglio sull'iter amministrativo. Però vi ricordo che è un tecnico, è un assistente sociale, non è un impiegato amministrativo, non è il funzionario responsabile del procedimento. E come ha lei stesso spiegato, è di supporto al dottor De Maina per questa procedura. All'interno del verbale c'è scritto che la dottoressa Giordani, in qualità di presidente, perché è stata nominata presidente di quella seduta, rilevava la presenza di soli sei iscritti, e come ha spiegato benissimo prima, erano il numero insufficiente per ricoprire le cariche minime richieste per la composizione del comitato di gestione. Questo è il problema. Non capisco che tipo di necessità ci sia e in che modo sia necessario dover modificare la proposta di deliberazione. Dopodiché, ringraziandolo ancora per la disponibilità, a questo punto chiederei alla Presidente del Consiglio, al mio capogruppo, se in qualità di Presidente di Commissione posso partecipare anch'io alla capigruppo, perché insomma credo di essere coinvolto in questo senso. Mi ritengo opportuno fare una capigruppo per avere ulteriori chiarimenti. Sì, va bene, per me è accolta assolutamente. Capigruppo, grazie. Va benissimo, sentiamo anche il consigliere Todi. No, io ringrazio senz'altro la dottoressa Giordani per essere intervenuta oggi. No, volevo dire che chiaramente io sono d'accordo e ho anche proposto di sospendere il Consiglio e di fare una riunione dei capogruppo, in modo che, perché qui la delibera è abbastanza chiara, nel senso sono state, e questo è già successo in altri centri, poi la dottoressa Giordani si ricorderà sicuramente, è successo pure al centro anziano di Via La Spezia, al centro anziano San Giovanni, che non si riusciva avere le candidature giuste. È chiaro che in mancanza di candidature c'è difficoltà chiaramente a fare elezioni, perché se non ci sono i candidati, adesso bisogna vedere con precisione se il regolamento disciplina, adesso io non ricordo con precisione questo, cioè se invece che 6 si presentano in 5 potrebbero essere fatte ugualmente le votazioni. Adesso poi ci confrontiamo in sede capogruppo rispetto a questo, e poi vedere se con precisione, se c'era solo una candidatura a presidente, se questa persona chiaramente può svolgere il lavoro come presidente. Comunque adesso ci vediamo, voglio dire, sospendiamo la seduta e ci confrontiamo con la dottoressa per correggere questo e per andare alle elezioni. E così ti vengono verificati successivamente, ha detto lei, dopo che si raccolgono le candidature. E tanto andiamo adesso in aria. No, sta rimanendo. Allora, io direi se possiamo fare una sospensione. Assolutamente, se scende il De Maina viene partecipa alla capigruppo subito, vengo anch'io, c'è bisogno di verbalizzazione della capigruppo, può essere un capigruppo informale? Scusate che ascoltate, c'è bisogno di verbalizzazione o può essere informale? Informale, va bene, allora, benissimo. Chiedo a tutti i consiglieri di sedersi in modo da poter continuare. Allora, consigliere, è possibile sedersi per riprendere la seduta? Allora, riprendiamo. Consiglieri? Ah, l'emendamento è stato preparato? Benissimo. Bene, allora, io direi di procedere in maniera ordinata, che significa riconcedere. Ah, bene. Bene, vediamo. Più ordinato di così?
Emendamento soppressivo. Firmato Nato, che ha preso di perfetto. Allora, e quindi è un emendamento soppressivo alla delibera rente oggetto, va bene, perfetto. Tanto se volete poi ve lo leggo perché breve breve, ok? Visto che c'è l'emendamento, direi di riprendere la discussione, eravamo in fase di interventi, poi bisognerebbe discutere l'emendamento, volete andare avanti o discutiamo direttamente l'emendamento? Discutiamo l'emendamento. Allora, emendamento soppressivo alla delibera rente oggetto, approvazione del calendario relativo allo svolgimento delle operazioni di voto per il rinnovo degli organi di gestione del centro sociale anziani Cinecittà del municipio A, eccetera eccetera. Si sopprime il testo per la scarsa partecipazione degli iscritti al comma 7 del testo. Quindi c'è qualcuno che vuole presentare? Benissimo, consigliere principale, vi ricordo che ha 5 minuti e poi ci sono tre. Grazie Presidente, vorrei consigliere. No, in sede di conferenza capigruppo, alla quale mi è stato concesso di poter partecipare come Presidente della Commissione 4, con l'ausilio degli uffici abbiamo riaffrontato la discussione in merito alle richieste di chiarimento che erano state effettuate in sede di consiglio. È stato chiarito il leader amministrativo e semplicemente noi proponiamo questo emendamento soppressivo per rendere più chiaro ad altri, perché per noi è chiarissimo proprio questo passaggio che si riferisce all'assemblea relativa alla raccolta delle candidature. Quindi che cosa succede? A seguito dell'approvazione, se nella seduta di oggi verrà approvata questa proposta di delibera che viene dagli uffici, verrà confermata la calendarizzazione della data delle elezioni e prima di quelle verrà rieffettuata, diciamo, la seduta, verrà riconvocata la seduta per la presentazione delle candidature. Quindi ci sarà una seduta in cui verranno raccolte le candidature da parte degli uffici che presideranno la seduta e poi si andrà allo step successivo relativo alle votazioni. Grazie. Bene, ci sono. Benissimo, io direi di. Va bene, sì, mi sembra che ci siano delle dichiarazioni di voto con tre. Ok, uno per gruppo, 5 minuti. Se volete. Vai. Consigliere Totti? Sì, no, per chiarezza. Io ho fatto questa proposta, l'ho fatta in sede con un po' di togliere per la scarsa partecipazione degli iscritti, perché non c'entra nulla il discorso della partecipazione degli iscritti. Gli iscritti possono essere 7, 8, possono essere 200. Io l'ho detto anche a Centro a 6 San Giovanni, circa un anno e mezzo fa è successo, c'erano una cinquantina di persone iscritte al centro e nessuno indicava candidature. Perciò il discorso se c'è scarsa o se c'è abbondante è relativo. Il discorso che non ci sono state adesioni, cioè che la gente, da quello che risulta qua e da quello che ci ha riferito oggi in riunione di capogruppo il dottor De Maina, non ci sono state, io credo a quello che ha detto il dottor De Maina, non ci sono state candidature. Perciò il fatto che non ci siano state candidature è chiaro che poi il pericolo il numero di iscritti non c'entra nulla. Della partecipazione di iscritti alle assemblee, che le assemblee possono partecipare a 10, 100, 200. Il discorso importante è le candidature. E come ho detto, la candidatura, se non è posta questa volta e non ci sono candidature neanche la prossima volta, purtroppo si va avanti col commissariamento. Perciò io spero che il discorso cambi la prossima assemblea, che da quello che ci hanno detto gli uffici ci sarà il 3 maggio e poi in concomitanza con l'osservatorio, perché sennò a vedere per controllare chiaramente, perché è un discorso poi difficile se si ripete la mancanza delle candidature. Purtroppo è un qualche cosa che avviene anche in altri centri, ho visto centri dove praticamente abbiamo avuto un solo candidato presidente più volte, ecco. Dobbiamo invece evitare assolutamente e dobbiamo favorire la partecipazione degli iscritti e chiaramente la condivisione anche nel coordinamento del centro. Perciò
Io per questo sono stato d'accordo rispetto all'eliminazione di questa indicazione per la scarsa partecipazione ai scritti, perché non ha significato neanche metterla. Non ci sono state adesioni, basta, indipendentemente se hanno partecipato 20, 10, 3 o 200. Benissimo. Considerando velocissima, per essere chiari, gli uffici ci hanno riferito che le persone presenti in occasione dell'assemblea del primo marzo non hanno espresso la volontà di candidarsi, quindi quelli che erano lì, gli uffici ci hanno detto che quelli che erano lì non volevano candidarsi. A me risulta diversamente, pertanto c'è una discrepanza all'interno della quale noi non possiamo entrare, perché gli uffici dicono una cosa, se chi era lì invece dice di aver firmato una candidatura ed una presenza, a quel punto la questione è un po' più grave. Detto ciò, è evidente che, e con questo faccio anche la dichiarazione insomma, per quanto riguarda l'emendamento, se uno dice una cosa e uno dice un'altra, anche l'emendamento per quanto riguarda Fratelli d'Italia non è votabile, quindi ci asterremo sull'emendamento. Bene, ci sono altri interventi? No, dichiarazioni di voto? No? Passiamo direttamente alla votazione. Allora, favorevoli? Ah, e la discussione dopo l'emendamento si conclude, con l'ultimo intervento. Esatto, come sempre. Benissimo, votazione emendamento, favorevoli? Contrari. Astenuti. Bene. L'emendamento è stato approvato, credo. Vediamo. 14 voti favorevoli e 4 astenuti. Benissimo. Allora, finiamo la discussione e poi votiamo la delibera emendata. La discussione dopo l'emendamento c'è solamente l'intervento del relatore. Vuole intervenire il consigliere Principato? Va bene. Grazie Presidente, colleghi. No, vorrei fare un chiarimento su quello che è stato detto prima rispetto anche a quelle che sono state le dichiarazioni da parte degli uffici nella riunione di Capigruppo. Gli uffici hanno comunicato che non c'è stata formalizzazione di candidature nella seduta del primo marzo e non risulta nemmeno verbale una formalizzazione delle candidature. Io come commissione farò una richiesta d'acquisizione rispetto al registro presenze che è stato effettuato in quella seduta, quindi avrò modo di condividere con tutti i commissari la commissione 4 tutte le informazioni utili e necessarie diciamo per avere ulteriori approfondimenti, ma sono degli approfondimenti legittimi da richiedere, ma che sicuramente non inficiano la volontà di voto per andare avanti su questa proposta di deliberazione, perché quello che vorrei mettere in evidenza è che non c'è stata la preclusione di presentare la candidatura da qualcuno di quelli che volevano presentarla, perché si farà una nuova seduta il 3 maggio per la presentazione delle candidature. Chiunque potrà presentare la propria candidatura, come ci spiegava prima la dottoressa Giuliani, gli uffici verificheranno la sussistenza, la presenza dei requisiti per essere candidabili a componente del comitato di concessione, dopodiché con gli iscritti del centro anziani andranno ad elezione, andranno a votare e scrivere le loro preferenze per costituire un nuovo comitato di concessione che poi dovrà essere confermato da questo consiglio municipale. Quindi non vedo un intoppo amministrativo politico in questo senso, semplicemente non c'era il numero sufficiente affinché venissero individuate delle figure minime necessarie per la composizione di un organo che è quello del comitato di gestione, e quindi per forza di cose deve essere riconvocata la seduta, non è che si va direttamente alle elezioni, perché è necessario comunque
presentare i candidabili per le prossime elezioni. Quindi non vedo nessuna difficoltà e troverei piuttosto strano se qualcuno oggi non votasse questa proposta di deliberazione, perché a questo punto sì, ci sarebbe la volontà di bloccare evidentemente un processo amministrativo che abbiamo affrontato decine di volte in passato in maniera assolutamente serena e senza alcun tipo di problematica, perché poi, come sapete, a conclusione delle elezioni di tutti i comitati di gestione poi diciamo avverranno anche gli scrutini per l'elezione del presidente del centro sociale anziani dei membri del collegio di garanzia. Quindi diciamo i risultati di tutte queste elezioni poi sono sufficienti e sono necessari diciamo per proseguire con l'iter amministrativo. Grazie. Bene, dichiarazioni di voto sulla delibera. Consigliera Cecconi. La Presidente, purtroppo quello che c'è scritto nella delibera riguardando fatti precedenti inficia comunque la valutazione che uno fa sulla delibera. È ovvio che ad oggi la questione è semplicemente fare un'altra assemblea, non possiamo fare altro, ma il controllo, e sono contenta che il Presidente della Commissione Principato ci ha detto che raccoglierà la documentazione e la porterà a tutti i commissari, quindi è una cosa buona che valuteremo nella commissione. Io rimango comunque perplessa perché abbiamo avuto diciamo questioni discordanti e soprattutto rimane un problema serio che è quella della gestione dei centri anziani e soprattutto dei centri anziani che hanno magari alcune questioni in sospese. Io mi auguro, Fratelli d'Italia non voteremo, ci asterremo, semplicemente perché ci permangono molti dubbi. Evitiamo la prossima volta magari di arrivare a questo punto e di dover ripetere ancora una volta non solo assemblee, non solo convocazioni, ma soprattutto di dover mettere mano ad una delibera che poteva essere scritta magari non solo per quella questione in maniera diversa, ma potevamo eventualmente chiarire la questione ancora prima e soprattutto fare molta attenzione a quello che viene fatto, perché io sono certa che scopriremo che magari qualcosa non è andata per il verso giusto. I documenti che ho citato prima sono documenti che sono stati tutti protocollati, pertanto i dubbi permangono, e soprattutto protocollati non da noi ma protocollati dagli uffici, e per questo motivo Fratelli d'Italia si asterrà e si aspetta e si augura insomma che con il Presidente potremo riverificare la situazione e capire se effettivamente la questione è così o se invece c'è qualcosa che ancora non ci torna. Grazie. Altri? Vedo che ci sono da parte della consigliera alcune delle preoccupazioni, chiaramente non una parte tale, vigileremo più rispetto a questo, però ecco, voglio dire, oggi abbiamo sentito il dottor De Maio che ci ha dato indicazioni ben precise rispetto a questo e io non metto in dubbio quello che ha detto, perché sarebbe molto grave se avesse mentito. Io non penso assolutamente che abbia detto le cose giuste, e ugualmente la dottoressa, e perciò c'è stata questa correzione che praticamente con emendamento abbiamo fatto, non ci sono state adesioni e il dottor De Maina ci ha assicurato rispetto a questo, perciò io come Forza Italia sicuramente non posso non votare a favore rispetto a questa delibera. Altri? Consigliere Lucino. Grazie Presidente, cari consiglieri. Allora, il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente a questa proposta di deliberazione rispetto a quello che perché noi a differenza di altri non ravvediamo delle discordanze né dei problemi rispetto a quello che a livello amministrativo.
abbiamo deciso di presentare noi un emendamento a seguito della Capigruppo, semplicemente per un'ulteriore chiarezza all'interno della proposta di deliberazione, anche se, noi, se per noi, come ho detto prima, era abbastanza chiaro. Nonostante questo, vediamo che le dichiarazioni di voto ci comunicano che proprio le persone che hanno sollevato dei dubbi alla fine si asterranno dal votare, quindi lascio poi le considerazioni di conseguenza. Rispetto alla ripetizione dell'assemblea, ho ribadito più volte in capigruppo e in sala di consiglio che è una cosa che non dipende da noi, cioè non è dipesa dalla parte politica, ma è un normale iter che segue questo tipo di procedura. Cioè, qualora non si riesca a ottenere il risultato per il quale la seduta di presentazione delle candidature è stata convocata, per ovvi motivi deve essere riconvocata. Non abbiamo la sfera di cristallo, quindi non sappiamo come andrà la prossima seduta, quindi non sapremo se verranno formalizzate delle candidature. La dottoressa Giordani ci spiegava prima che qualora non ci fossero candidature a sufficienza per ricoprire i ruoli, si andrà verso un commissariamento, ma cioè, noi non possiamo fare nulla su questo, è un iter amministrativo regolare. Rispetto a tutte queste osservazioni che come sempre avvengono davanti alle telecamere e non sulle scrivanie delle commissioni nelle quali si dovrebbe lavorare e portare il proprio contributo senza alcun tipo di visibilità, anche rispetto a quelle che sono state alcune relazioni di cui ciascuno di noi è responsabile, no? Cioè quando qualcuno di noi dichiara qualcosa all'interno della commissione o all'interno di una seduta di consiglio, quella viene verbalizzata, quindi si assume la responsabilità ad ogni livello di quello che ha detto la persona. Confermo che ci sarà da parte nostra tutta la disponibilità a riaffrontare se necessario con gli uffici, facendo una nota di commissione, tutte quelle che sono le informazioni utili per i quali il nostro ruolo ci consente di avere un accesso agli atti. Quindi confermiamo la nostra disponibilità, però vi prego, su questo centro anziani, sul quale dopo anni siamo riusciti a sbloccare una situazione in cui c'era un fatto abusivo, dei problemi di gestione interna continua, un commissariamento precedente eccetera, questa volta stiamo cercando di arrivare a Dama, diciamo. Quindi chiederei per una volta la collaborazione di tutte le opposizioni, perché il ruolo delle opposizioni è fondamentale di controllo del governo, però bisogna fare anche un'opposizione costruttiva, cioè dare la possibilità di collaborare all'interno delle attività che dobbiamo svolgere come consiglio municipale. Questa è una richiesta aperta che faccio a tutti i consiglieri, e chiedo scusa se sono andato oltre il tempo e oltre quello che era la mia possibilità in dichiarazione di voto. Grazie. Sì. Grazie Presidente, non volevo intervenire, ma giusto un secondo per dire che praticamente il chiarimento è stato chiesto principalmente da voi rispetto alla delibera presentata, per cui non andrei su questi argomenti a pensare che c'è una pregiudiziale in merito a un voto, perché giustamente sappiamo i problemi che ha avuto il centro anziani e quindi stiamo andando nella direzione di definire un consiglio, un comitato di gestione puntuale, congruente e riconosciuto, per cui ben venga l'iter che si debba fare. Però ripeto, a chi ha relazionato in merito al voto della maggioranza, che l'emendamento è stato presentato essenzialmente da voi su delle incongruenze accertate anche dalla presidenza dell'Aula, quindi chiarite, io essenzialmente voterò favorevolmente a questa delibera, avrei votato anche la delibera scritta con l'incongruenza, perché del resto se di incongruenza si trattava, in qualsiasi momento le persone che stavano in presenza degli uffici potranno comunque fare un ricorso, sempre possono impugnare detto atto.
mi auguro che non sarà così, perché anche quelle persone che ci stavano in presenza degli uffici potranno ripresentare la propria candidatura. Mi sono confrontato con il vicepresidente di quest'aula prima sul capogruppo che abbiamo fatto, ritengo che sia votabile proprio per questo aspetto, perché c'è una nuova edizione dell'assemblea e questa volta, lo rimarco, in aderenza all'articolo 12 e 14 saranno sottoscritte le candidature. Questa è una cosa molto importante, perché il metodo è sostanza, la forma è sostanza, quindi chi ci sarà presente nell'assemblea saranno formalizzate secondo il paragrafetto successivo della stessa delibera. Proprio per questo, grazie, e voteremo questo atto. Bene, credo che siano stati espressi tutti. Ah, Stentano, certo. Sì, grazie, consigliere. Da questa mattina è stato un consiglio molto lungo su questo argomento, che secondo me si poteva chiudere molto prima, e la consigliera Cerconi ci ha fatto notare che sono dei problemi, e penso che questo centro anziani noi dobbiamo fare in modo che prima finiamo, perché come la donna brutta la puoi truccare quanto le pare, ma sono anni che si trucca e non si fa a porta mai a danno. Perciò io, come Partito Democratico, noi questa mattina voteremo favorevolmente. Ribadisco il concetto che è stata una delibera portata in aula non lavata e stirata bene, perché sennò la consigliera Cerconi non avrebbe sollevato queste problematiche. Gli uffici dobbiamo tutelarli in maniera efficace, ma a più presto penso che presidio, io non faccio parte della commissione presieduta dal consigliere principato, ma penso che sia cosa buona e giusta che a più presto si faccia una commissione convocando gli uffici e mettendo delle linee guida molto, molto approfondite, per evitare che rinasca una delibera in aula in questo modo. Perciò il Partito Democratico la voterà favorevolmente. Grazie. Bene, allora possiamo votare. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene, votiamo l'immediata eseguibilità, perché penso che ci sia solamente un astenuto e tutto il resto favorevole. 16, quindi è approvata. Immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, concessa. Passiamo all'atto successivo. Ci sono altri due atti, lo so, c'è stato veramente un parto, vi capisco. Allora, proposta di deliberazione aventato oggetto autorizzazione e iscrizione ai centri sociali anziani del municipio Roma 7 di anziani residenti nei municipi limitrofi. Il relatore Principato. Grazie Presidente. Colleghi consiglieri, ai sensi dell'articolo 8 del vigente regolamento dei centri sociali anziani, chiedo la presenza del Consiglio di verificare se siano presenti all'interno della sala del Consiglio i comitati di gestione interessati al trasferimento di questi iscritti che hanno fatto la richiesta di trasferimento. Ok, constatato che non ci sono presenti, con la delibera recante oggetto autorizzazione e iscrizione ai centri sociali anziani del municipio Roma 7 di anziani residenti nei municipi. Premesso che sono pervenuto all'ufficio centri soggiorni per anziani e richieste iscrizione CSA del municipio 7 di anziani residenti e territorio del municipio stesso, signora Abadè Lunaria, Alberi Marisa, Amatori Bruno, Bettichino, Benichi Giuseppa, Caterina Pierluigi, Cattani Franco, D'Ambrosio Giovanni, De Mai Ancina, Erasmi Mauro, Paraco Giuseppina, Trini Nero, Fortunato Filomena, Pasca Claudia, Gabriele Michele, Gandolzi Mara, Giacomini Amalia, Giorgi Giovanni, Guardari Biella, Libanoli Vittorio, Mara Gigi Norina, Marazzo Domenica, Benichi Valegano, Vicinini Gianni, Mauro, Sagione Marino, Scaramella Stefani, Sinscalpi Capo, Tocci Maria Antonietta, Tonino Maria, Sgarbi Domenico, Cini Sauro, Zingarelli Antonio,
che l'articolo 8,2 del regolamento per il funzionamento CSA regola la procedura di iscrizione CSA degli anziani non residenti, che il municipio ha provveduto alle verifiche del possesso dei requisiti, nonché alle verifiche anagrafiche per le quali risulta la residenza in municipio limitrofi e non risultano essere iscritte da alcun CSA nei municipi di appartenenza, i municipi interessati sono il municipio 2, 5, 6 e 8 dei relativi protocolli. In vista della verifica di Roma Capitale del Tokyo, visto il disposto all'articolo 8 di quel regolamento sovraffezionato, atteso che data 26 marzo 2018, il direttore dell'applicazione socio-educativa del municipio 7, espresso il parere di dicembre integralmente si riporta, ai sensi e per gli effetti, articolo 49.2, l'approvato con il DL 267 di 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di liberazione indicata in oggetto, firmato dal direttore della direzione socio-educativa. Atteso che in data 26 marzo 2018, il direttore del municipio Roma 7, espresso il parere di seguito integralmente si riporta, ai sensi per gli effetti l'articolo 31.2.D del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, si attesta la coerenza della proposta di liberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'amministrazione firmato dal direttore. Visto lo statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina in interazione 8 del 7 marzo 2013, visto il parere favorevole della Commissione, della quarta commissione consigliare permanente competente municipale riunitasi nella seduta del 6 aprile 2018, il Consiglio del Municipio Roma 7 delibera di procedere ad iscrizione ai centri sociali anziani del Municipio 7 eseguenti anziani residenti nei municipi di Vito. Al centro sociale anziani Centroni i signori Faraco Giuseppina, Guarda di Michella, Vicini Gianni, Di Calvi, Domenico, Vicini Sauro. Al centro sociale anziani Cecilia Est, i signori Abbatiello Nadia, Scaramella Stefani. Al centro sociale anziani Quartemiglia, i signori Arturo Di Maria, Filippi Giuseppe, Giacomo Maria, Maria Cinorina. Al centro sociale anziani della Romanina, i signori Pettinino, Caverna Vecinici, D'Ambrosio Giovanni, Rasmi Mauro, Carlo Zimara, Gabriele Michele, Fiorino Pinella, Pasca Claudia, Ciotti Mauro, Sergione Marino, Siniscalchi Caso, Tocci, Maria Antonietta, Tumino, Maria. Al centro sociale anziani La Torretti, i signori Amatori Bruno, De Maria Gina, Fortunato Filomena, Giorgi Giovanni, Ivanoni Vittorio, Zingarelli Antonio. Al centro sociale anziani Marco Spartaco, i signori Marrazzo Domenica, Benini Valeriano, centro sociale anziani Villa Lazzaroni, Cattani, Prandeo. Grazie Presidente. Ok, altri interventi? No. Dichiarazioni di voto? No. Votazione? Sì. Contrari. Ecco qua. Allora, favorevoli. Contrari. Astenuti. Mi sembra che ci sono 17. Perfetto, 17. Perfetto, immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, inam, concessa. Siamo all'ultimo punto all'ordine dei lavori di oggi, lunga seduta, ed è la mozione ai sensi dell'ex articolo 81 del regolamento del Municipio VII a firma dei consiglieri Pompei, Lazzara, Lazzari, Zitoli, De Chiara, Principato, Giannone, Ariano e Tributi, avente ad oggetto costituzione di parte civile del Comune. Sta firmando adesso, va bene? Prima della votazione si può firmare. Tranquilli. E quindi le ulteriori firmatari che risulteranno comunque a verbale, ed è costituzione di parte civile del Comune di Roma nel procedimento penale contro il presunto colpevole degli incendi dolosi dei cassonetti stradali di raccolta rifiuti. E invito un consigliere a fare la relazione, consigliere Pompei. Consigliere Pompei, visto il ginocchio, se vuole rimanere seduto io lo consiglio. No, sì, no, daremo una ricorsa attività delinquenziale davanti dei nostri individui che approfittando delle ore notturne danno poche cassonetti della immondizia del nostro municipio. Da dicembre 2017 ad oggi, nel solo municipio settimo, sono stati incendiati ben 108 cassonetti che sono costati al Comune di Roma circa 150 euro ciascuno, più i costi di raccolta e smaltimento del materiale bruciato.
e tali azioni hanno causato notevoli disagi ai cittadini costretti a subire l'inalazione di fumi tossici, il danneggiamento di alcune autovetture, la difficoltà del compimento di rifiuti, la perdita di un cospicuo numero di persone incinte da via stradale. Considerato che è stato convalidato l'arresto del presunto colpevole degli incendi dolosi, è indiscutibile l'interesse del Comune di Roma che si procederà a contare persone e controlli eventuali suoi complici con la massima diversità e fermezza sia per l'applicazione della sanzione penale applicabile che per il risarcimento di danni materiali o di margine subito dalla manifestazione comunale. Il Consiglio del Municipio impegna la Presidente del Giornale di attivare l'assistenza del Sindaco del Comune di Roma affinché attraverso la componente cobertura per il Torino si costituisca parte civile del procedimento per dare corso per il risarcimento della riconoscita di immagine. Tutto qui, quindi il discorso è estremamente semplice. Rammento che per i reati che sarebbero stati commessi verrà accertato, cioè in base al 635 e al 625 della Comunità del Codice Penale si procede d'ufficio, che la potenzialmente comunque dovrebbe comunque anche la procedura intervenire ugualmente d'ufficio, quindi questo diciamo che è un atto posso dire di attenzione politica da parte anche del municipio che è stato quello colpito. Grazie Presidente, grazie a voi consiglieri. Ci sono altri interventi? Decida consigliere. Grazie Presidente, no, perché immaginavo che dopo il danno che si è creato insomma, sul nostro municipio, per un attimo ho pensato che pure potesse essere il nuovo sistema di smaltimento rifiuti, quindi ma dopo mi sono reso conto che effettivamente è un danno importante, insomma, che alla fine perché sai. Dopo due indizi la terza è una prova, erano fatti più di 100, quindi ci sono partiti proprio spediti. Mi sembra superflua una cosa del genere, ovviamente abbiamo firmato, io ho firmato questa mozione, le forze politiche in questo momento devono essere totalmente unite al fine di poter dare il contributo e permettere alla nostra Presidente di poter recarsi al Campidoglio e fare la richiesta di parte civile tramite avvocato. Mi sembra un dato oggettivamente importante e quindi siamo a favore di tutta questa operazione. Sì, bene. Altri interventi? Ho firmato anche la mozione, importante, io ho visto questa Costituzione di parte civile da parte di questo invito da parte del nostro municipio, del nostro consiglio rispetto al Comune di Roma perché si costituisca appunto parte civile. Io penso che un plauso va fatto al lavoro del commissariato Tuscolano. Dobbiamo vedere se rispetto a questa persona che è presunta chiaramente ci sia un'organizzazione criminale rispetto a questi danneggiamenti, anche perché voglio dire questa persona presunta è stata vista, mi sembra, su 2 o 3 cassonetti, non sulla complessità dei cassonetti, in quanto sono tantissimi i cassonetti che sono stati danneggiati nel settimo municipio. Ecco, una raccomandazione anche rispetto alla rimozione che i cittadini, ho visto nei social, chiedono, una rimozione urgente dei cassonetti stradali danneggiati, raccolta dei rifiuti danneggiati, perché voglio dire tantissimi ancora stanno lì presenti nelle nostre strade. Perciò io una raccomandazione voglio fare alla Presidente perché intervenga, noi ci vedremo anche nell'osservatorio, qua Presidente dell'osservatorio, proprio per mettere a punto questa una rimozione veloce di quelli che sono i cassonetti danneggiati che ancora purtroppo stanno presenti e tanti purtroppo nel nostro territorio. Grazie Presidente, consiglieri, anche io, anche solo da stamattina, convintamente ritengo che è un atto dovuto da parte del Sindaco di Roma
anzi devo dire penso che l'abbia già fatto la Costituzione in questo caso, l'abbia già fatta la Costituzione di parte civile, per cui è un segnale politico, quindi giustamente il consigliere che mi ha preceduto della maggioranza ha detto che è un atto politico importante e comunque ci sentiamo di sostenere per qualsiasi atto vandalico e altro un atto poi non vandalico ma di pura delinquenza. Ma non solo questo, voglio dire, perché ci vuole più coraggio sul territorio rispetto a delle azioni che vengono fatte sui cassonetti che è veramente disdicevole. L'altro giorno di fatto vedevo scaricare calcinacci dentro i cassonetti, mi sono sgurato per dire, però non capivo chi c'era davanti. Si rischia a volte di essere un cittadino normale, si rischia perché non sai chi ti trovi e con quale reazione possono rispondere. Ciononostante devo dire che eravamo con un'altra persona, una zona extra gra, dove alcune demolizioni venivano trasportate nei cassonetti. Ci siamo permessi di suggerire che la macchina si inceppava con questo terriccio e calcinaccio, però non hanno sentito ragione. Questa è un'azione politica che va fatta e ricordo alla maggioranza che c'era anche un osservatorio costituito su questo argomento, su cui spero presto ci possa essere una, anche se non ne faccio parte, una riunione, un punto della situazione. Abbiamo fatto anche un consiglio straordinario proprio per verificare più attentamente il materiale, la nuova tipologia dei cassonetti, gli acquisti che sono stati preventivati e naturalmente disincentivare questo aspetto negativo che vediamo nei confronti di questi contenitori. Molti anni fa ci siamo riuniti, ma non come consigliere perché non lo ero, faccio parte in qualità di membro di comitato di studio, abbiamo pensato ad altre tipologie di... Ecco, grazie se non mi ricordo, magari consigliere Dotti, avevamo pensato dei cassonetti diversi, perché forse non lo ricordate una volta, i cassonetti erano di acciaio zincato addirittura, brutti a vedersi, ma molto solidi e resistenti, e gli incendi non c'erano, o meglio, se c'era un incendio diventava brutto, cattivo e marrone il contenitore, però non succedeva quello che succede comunemente anche per incidenti che non sono dolosi. Questo invece è un caso in cui, come diceva il consigliere Pompei, ha tutte le caratteristiche di atto delinquenziale da reprimere e da disincentivare. Inviterei la Commissione quindi a porre in essere delle azioni che vanno nella direzione del guardare avanti rispetto a quello che l'attività dell'AMA e del Comune stanno avviando nel settore. Grazie. Ci sono altri interventi? Sì. Grazie Presidente, buongiorno colleghi consiglieri. Ovviamente partirei da alcuni punti di storia di un'istituzione del nostro consiglio, se vorrei dedicare a questa tematica qualche minuto in più, questo che possa essere successo, sia in qualità di presidente della Commissione Ambiente, sia in qualità di presidente dell'Osservatorio. In primis ovviamente è un discorso che già facciamo a suo tempo, ci abbiamo chiesto qualche mese fa come mai ci fossero appunto questi cassonetti nuovi nel settimo municipio che erano destinati come l'otto d'acquisto ad altri municipi. E quindi viene ovviamente che gli acquisti di una azienda appunto la municipalizzata sarebbero devono essere destinati all'intera città, quando ovviamente la quantità iniziale che avrebbe dovuto essere fornita alla città ovviamente viene ridotta. Noi appunto abbiamo attenzionato sin dall'inizio, cioè noi ci troviamo adesso con questa problematica così grave, perché ovviamente siamo stati un territorio che sin dall'inizio ha lottato proprio perché è consapevole della vetustà dei cassonetti stradali,
che soprattutto nel territorio dell'ex decimo era piuttosto risalente, quindi sia con Cassoletti oramai utilizzabili, sia ovviamente con Cassoletti veramente che non, insomma, non portavano un grande colore nelle nostre strade, e quindi abbiamo l'ottavo della Presidente, che è appunto la Presidenza della Commissione con AMA, per far sì che una cospicua percentuale di quella fornitura potesse essere, potesse arrivare nel nostro territorio. Sin dalle prime settimane abbiamo prontamente notato questa attività di delinquenziale nei confronti dei cassonetti, quindi sia il loro danneggiamento, sia il loro l'incendio, e quindi da subito sono state allertate le autorità competenti. Le attività competenti ovviamente abbiamo cercato, a parte le segnalazioni, ovviamente di non porre in essere alcun tipo di atteggiamento che potesse risultare diciamo così, in qualche modo di maggior aiuto nei confronti dell'attenzione nei confronti appunto dei cassonetti. Pochi giorni fa appunto è stato fermato il presunto responsabile di questi atti. A questa mattina, dal momento in cui è stato appunto fermato ad oggi, mi è stato confermato appunto che non vi siano stati ulteriori danneggiamenti. Quindi speriamo che si limiti ad un singolo questa attività e non anche magari ad un insieme di persone. Per tornare alle questioni dell'osservatorio, ovviamente noi stavamo già programmando le date con il vicepresidente, non ci siamo riusciti a riunire lo scorso mese, perché avevamo comunque attendevamo dei dati da parte di AMA su alcune attività. Ci riuniremo, visto il periodo di fonti che ci apprestiamo a vivere nelle prossime settimane, nei primi giorni di maggio. Per quanto riguarda invece le ragioni alla base dell'acquisto di quei cassonetti, anche noi ce lo siamo chiesto nella gara che era stata fatta nei tempi del 2015, quindi è una delle prime cose che noi, anche quando la gara era in linea e prima appunto dell'affidamento che è avvenuto durante questa amministrazione, abbiamo voluto chiedere: come mai per una città del genere, ovviamente non siamo un paesino, quindi come mai per una città come la nostra potessero essere state operate determinate scelte dall'amministrazione? È una cosa che abbiamo anche rinnovato, abbiamo richiesto, la nostra Presidente ha inviato una nota qualche settimana fa proprio alla sindaca e a Montanari per fare in modo di chiarire quantomeno le caratteristiche tecniche di questa fornitura, e aspettando ovviamente che vengano fatte quindi ci dobbiamo ovviamente concordi con i colleghi. Per quanto riguarda la Commissione Ambiente, ovviamente noi non abbiamo problemi, ma visto che ci sono appunto date dell'osservatorio da calendarizzare, non abbiamo problemi a rivedere la situazione con i colleghi consiglieri, sia con i componenti della commissione, sia con quelli ovviamente che non ne fanno parte, ma che qui accettiamo sempre molto positivamente i vari contributi. Quindi sì, visto che adesso comunque quantomeno non si sono più verificati ulteriori incendi, possiamo ritenere di poter andare avanti. Per tornare invece alla richiesta appunto della rimozione, purtroppo una volta che sono stati incendiati, non è ATA che si occupa direttamente del loro smaltimento, l'area viene messa in sicurezza, infatti vedete in genere sono perimetrati, ci deve pensare un'altra ditta, perché in quel caso sono dei residui di alta natura, perché c'è tutto il regolamento che deve essere comunque portato avanti, comunque ci sono delle procedure che attengono a un'altra tipologia appunto di residuo, non è più il materiale che può essere portato avanti. Quindi vabbè, io spero quantomeno di aver chiarito alcuni dei punti che i colleghi hanno posto all'attenzione dell'Aula, ovviamente massima disponibilità, e sicuramente sul tema, questo è un tema che abbiamo già deciso di trattare sia nel prossimo sedute della Commissione sia a tutto il territorio. Grazie. Ci sono altri interventi? No? Allora, dichiarazione di voto? No? Votazione? Favorevoli? Solo fatto prova, contrari,
Astenuti? Bene, all'unanimità direi. Il Consiglio approva all'unanimità questa mozione con 17 voti favorevoli. Benissimo. Non ci sono altri punti all'ordine della riunione, il Consiglio si considera quindi chiuso alle 11.42.